In cerca della sesta vittoria di fila, ma al suo posto arriverà un inatteso KO Guasta. Festività al Massimino di Catania, la Roma è nella sua versione migliore col triangolo d'attacco Baptista Totti Vucinic. Rimescola le carte Zenga e nello schierare in campo dall'inizio sia Baiocco che Morimoto, attinge alla manica dalla quale tira fuori i due assi. Il giapponesino è indiavolato, fa presto capire di andare ad altra velocità rispetto ai marcantoni della difesa romanista. Si mangia il gol del vantaggio al quarto, ma non demorde tutt'altro. Da indiavolato diventa imprendibile Morimoto, sul quale al tredicesimo riesce a rimediare davvero in extremis Doni. Due grandi rischi corsi, senza ad essi replicare, il pomeriggio della Roma si incupisce alla mezz'ora quando Totti lascia il campo per un problema muscolare alla coscia destra e gli subentra Menes. Un cattivo presagio che anticipa di 4 minuti il gol del vantaggio di Marca Catania. Con la firma di quel Baiocco destinato secondo le voci della vigilia alla panchina. Baiocco che invece sfrutta la chance come si deve, chiudendo come si deve in questi casi l'azione di contropiede innescata da Mascara. La Roma fa la parte dello spettatore non pagante fino al 37esimo, quando un destro di Big rischia di far fare una pessima figura a Bizzarri, ma il portiere di casa rimedia in tempo. Il tempo si chiude però sul 2-0 pro Catania. Una sorta di parziale trionfo personale per Zenga, perché la firma stavolta è quella di Morimoto e anche stavolta la difesa romanista non è esente da colpe. In gol a metà gara i due del Catania che tutti davano in panchina e non nell'undici di partenza, mentre la partenza del secondo tempo non vede la Roma scattare furiosa dai blocchi. La furia invece è Morimoto che al 56esimo, tenuto in gioco da Cassetti, firma la personale doppietta e porta lo score su un rotondo 3-0, specchio di una gara alla quale la Roma pare partecipare ma solo per onor di firma. Gara che sembra non aver più nulla da dire, ma il piatto vincente di Vucinic e un po' di relax del Catania determinano il 73esimo, quel 3-1 che rianima d'un botto i capitolini. Passano altri 5 minuti e sullo spiovente di De Rossi si avventa Menes che trafigge un incerto Bizzarri per dire che adesso la partita è riaperta. La Roma ha circa un quarto d'ora per completare una clamorosa rimonta, quasi ci riesce al 94esimo, quando l'incornata di Okaka in piena area nella mischia non ha la giusta mira. Okaka si dispera e dopo il tirgifischio si accendono gli animi nel tunnel. Piuttosto che tornare a parlare di Roma-Catania 7-0 o di Catania-Roma 1-1, le due gare che hanno reso vicendevolmente antipatiche Roma e Catania in campo lo si è visto, preferiamo dire che il successo del Catania è assolutamente meritato e che il demerito principale della Roma, due gol negli ultimi 20 minuti, ma prima il nullo quasi, è quello di aver sbagliato approccio alla partita.